Grande fratello, Beatrice Luzzi al veleno contro signorine, frecciata nel cuore della notte. L'opinionista ha replicato sui social a una battuta infelice fatta durante la diretta del GF, la cultura non necessariamente rende signori. Beatrice Luzzi non deve aver per nulla gradito la battutina fatta le da Alfonso Signorini durante la diretta di ieri al Grande Fratello 18. Il conduttore, chiedendo all'opinionista di dire la sua su Shai la gatta e la ritrovata passione con Javier Martinez, si è lasciato andare a dei riferimenti decisamente poco eleganti, paragonando le coccole sotto alle coperte dei due, all'esperienza fatta da Luzzi al GF nella passata edizione. C'è un'esperta del genere che magari potrebbe darvi qualche consiglio, Beatrice. Che mi guarda con un'aria che mi vorrebbe ammazzare. Ma tu sei un'esperta di piumoni, ha esclamato Signorini, passando la parola all'attrice, visibilmente contrariata, tanto che lui ha aggiunto mi vorrebbe ammazzare. Gli sguardi indispettiti di Luzzi, però, hanno solo dato un assaggio di quello che realmente pensava, visto che solo nel cuore della notte è arrivata a mezzo social quella che pare essere a tutti gli effetti una replica velenosa ad Alfonso, la cultura non necessariamente rende signori. Beatrice Luzzi, replica social alla battuta di Alfonso, la cultura non rende signori. Punzecchiata più volte durante la diretta del GF di ieri, Beatrice Luzzi ha voluto replicare alle frecciatine poco galanti di Alfonso Signorini, e su X nel cuore della notte ha scritto, la cultura non necessariamente rende signori. La certezza assoluta che le parole dell'opinionista siano riferite al conduttore non c'è, ma dopo quello che è successo nel corso dell'ottava puntata, i dubbi sono ben pochi. Il direttore di Chi, commentando la notte d'amore che Carmen Russo ha passato con il marito Enzo Paolo all'interno della casa, ha esclamato, cioè, la Luzzi è una santa a confronto. Un paragone che all'attrice non è piaciuto per nulla, tanto che dopo l'intervento di Carmen dove si specificava ma la Luzzi non era autorizzata, io sì, è sbottata dicendo ma la Luzzi non ha fatto niente, ma la smettiamo? Voglio dire. Ma poi per due baci. A noi non ce l'hanno data la stanzetta. Poi, come se non bastasse Signorini ha proseguito con le sue battutine, aggiungendo quella sul piumone, lasciando intendere che Beatrice sia una grande esperta di smancerie nascoste sotto alle coperte. Dopo la replica social dell'opinionista, in tanti hanno commentato sostenendola, quanta verità Bea stasera ne abbiamo visto una prova, sei stata una gran signora come sempre. Condivido appieno, la signorilità esula dalla cultura e stasera ne abbiamo avuto le prove, uno squallore, dovrebbe solo vergognarsi, Bea, hai fatto bene a non rispondere alle provocazioni di Alfonso.